L'allenatore fa delle scelte e vanno accettate. Se uno gli sta bene, prende e va dall'altra parte. Avevo un progetto e avevo spiegato questo progetto. Se poi non l'ho fatto, non è certo per simpatia o per antipatia. L'universo che respira, e l'allenatore fa scelte sempre solo in funzione della squadra. Sospinge la tua sfera. Avere Robby in un gruppo e avere un punto di riferimento molto importante per quello che può trasmettere uno come lui. Voglio te una vita, far l'amore nelle vigne, cade l'acqua ma non mi spegne. Voglio te. Quando c'è una scelta tecnica mi sta benissimo, però siccome qualcuno ha messo in giro delle voci che non stavo bene fisicamente, ecco, ho voluto rispondere a questo. Zanetti dentro, Caputo e viene, vieni, liscio, col pallone ancora lì, Guerriero, Antonioni in uscita, Baggio gira, Roberto, Baggio, 2-1, incredibile amici! Verso l'altra gente, vento, magica corrente. Se ho giocato fino a 37 anni e mezzo, vuol dire di regalato non ho avuto veramente niente, anzi. Non c'è più, l'Udinese entra nel club delle cosiddette grandi. Se per la squadra di Lippi lo 0-3 di Udine getta nubi minacciose. L'Inter non aveva mai perso in casa con 4 gol di scarto in 92 anni di storia. All'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio Bentegodi di Verona, dove Inter e Parma stanno per cominciare la loro gara di spareggio per la qualificazione alla Champions League. Fallimento di una vita, di coraggio e di vita. Troverai. Risulta che arriva anche la partita di conseguenza. Zamorano molto forte di testa, attenzione! Robby Baggio che ha beccato sul primo palo Buffon. Distraerti al suolo per guardare come lo stadio Bentegodi, dove comincia in questo istante il secondo tempo di Inter Parma 1-0 a favore dei nerazzurri. Il risultato al termine del primo tempo, gol di Roberto Baggio. Solitaria, va via sulla sinistra, opera poi questo traversone sul quale c'è il sinistro, grande gol, di Roberto Baggio dopo il colpo di testa di Zamorano. Stupenda esecuzione di Baggio che va a raccogliere l'applauso dei tifosi. Ma che faccia strana la signora Carla avrà, trovandoti domattina accanto a me nel letto. Arriva alle 8, son certo.
detto che le pulizie non farà, stavolta fuggirà. Mi sto chiedendo ancora dove trova il coraggio per farti quella domanda cretina che ti ha fatto ridere prima, prima che diventò sì balbuziente, che mi si paralizzasse la mente. Una grande partita. Allora ti posso regalare? Abbiamo fatto una grande partita. Questo è quanto ci ha regalato Marcello. Tu mi fai sentire un altro uomo. Baggio. Ecco lo scatto di Zelias. Palla dentro per Baggio. Baggio il tiro e la rete del 2-0. Che ho sempre visto senza te. La mascella scolpita di un rude cowboy che fuma. In avanti, profondo, c'è una palla che può andare a recuperare il coba, no? Baggio, attenzione, tira da il tiro, è il gol di Baggio! Confesso avevo un po' paura, anche se non speravo in niente, di un piccolo incidente, che mi mandasse a monte questo incredibile presente. La gioia di fare all'amore con te. E invece adesso io cammino nudo davanti agli occhi tuoi, sereno, forte e calmo come non sono stato mai. Per la prima volta grande, tanto che mi sentirei sicuro anche senza te. L'espressione del ghiaccio di un giovane padrino.